Il DNA incastrerà l'assassino di Pierina. Gli investigatori hanno una ferma convinzione. La scienza sarà ancora una volta la chiave per risolvere uno degli omicidi più sconvolgenti degli ultimi anni. Ci riferiamo all'assassinio di Pierina Paganelli, l'infermiera in pensione brutalmente accoltellata il 3 ottobre scorso a Rimini. La vittima stava tornando da un incontro di preghiera con il gruppo dei Testimoni di Geova quando il terribile fatto è avvenuto. Dopo aver parcheggiato la sua auto nei garage sotterranei del condominio, stava per salire le scale che la avrebbero portata alla sua abitazione. Tuttavia, non ha potuto utilizzare l'ascensore poiché sembrava essere stato manomesso. Il medico legale ha confermato che la povera Pierina è stata vittima di una trentina di pugnalate, superando così di gran lunga le 17 riportate inizialmente. Chiunque abbia inflitto queste ferite a questa donna indifesa l'ha fatto con un odio e una ferocia inauditi. Giuliano Saponi, figlio della vittima, è finalmente stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato coinvolto in un grave incidente il 7 maggio, mentre si dirigeva al lavoro in bicicletta. Durante l'incidente ha subito un colpo alla testa, è caduto ed è entrato in coma. Inizialmente sembrava un incidente stradale, ma alla luce dell'omicidio di sua madre sono sorti i sospetti che la sua famiglia potesse essere presa di mira. Giuliano sta ancora lottando per il pieno recupero, ma è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa. Sua moglie, Manuela Bianchi, è andata a prenderlo in ospedale e insieme hanno affrontato i giornalisti mano nella mano, cercando di apparire come una coppia felice. Tuttavia, come molti sanno, Giuliano e Manuela stanno attraversando un momento difficile nella loro relazione. La donna ha sviluppato una relazione con il vicino di casa, Luis da Silva, anch'egli sposato. Questo non è mero gossip, dato il contesto dell'indagine sull'omicidio e la possibile connessione a motivazioni passionali, è un dettaglio rilevante che non può essere trascurato. Gli investigatori stanno conducendo un'indagine completa e approfondita, esplorando ogni possibile pista. Come precedentemente menzionato, il nome dell'assassino potrebbe emergere grazie a prove del DNA. Il personale di polizia ha sequestrato diversi oggetti sui quali sono state individuate delle tracce ematiche, presumibilmente di sangue, che ora sono state inviate ai laboratori della Polizia Scientifica a Roma per l'analisi. Il sangue rilevato potrebbe appartenere alla vittima, Pierina, ed è stato scoperto grazie all'utilizzo del luminol, un composto chimico utilizzato per individuare tracce ematiche. Queste tracce sono state trovate in vari punti, incluso nei garage del condominio situato in via del Ciclamino, vicino al luogo dell'aggressione, indicando una possibile via di fuga. Ulteriori tracce sono state individuate, sempre con l'ausilio del luminol, a circa 50 metri dalla porta tagliafuoco, nella vicinanza della quale è stato scoperto il corpo di Pierina. L'assassino potrebbe aver fatto la sua fuga attraverso i garage, evitando così l'uscita principale e dirigendosi invece verso una via d'uscita secondaria. Questo percorso lo avrebbe condotto alla rampa di scale che conduce al complesso residenziale in cui abita Duilio Bianchi, padre di Manuela e consuocero di Pierina. L'abitazione dell'anziano era già stata perquisita dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Rimini, che avevano sequestrato del materiale ritenuto rilevante ai fini dell'indagine. I risultati delle indagini sono stati notevoli. Potenziali tracce ematiche sono state individuate su 2 asciugamani e 3 fazzoletti, insieme a campioni di materiale biologico e liquidi ristagnanti. Al momento stiamo aspettando i risultati delle analisi in corso presso i laboratori del RIS a Roma. La casa di Duilio Bianchi è frequentata anche da suo figlio Loris, il fratello minore di Manuela, che solitamente risiede a Riccione, ma talvolta rimane a dormire dalla famiglia. C'è il sospetto che anche la sera della morte di Pierina Loris fosse presente in casa. Lui sostiene di aver cenato con Manuela, la nipote e Luis, per poi tornare a casa sua a Riccione, distante poco più di 10 km da Rimini. Questa circostanza dovrà essere approfondita, ma non è tutto. Dai verbali di sequestro che abbiamo esaminato emergono ulteriori oggetti che sono stati posti sotto la lente degli investigatori. Questi oggetti sono stati sequestrati dall'appartamento di Manuela Bianchi durante una delle perquisizioni. Un coltello giallo con una lama di 6 cm,
rinvenuto in una cassettiera sul balcone della cucina. Un coltello multiuso nero con una lama di 6 cm e mezzo, conservato in uno zaino in tessuto. Un asciugamano bianco con presunte tracce ematiche, trovato nel bagno. Tali scoperte sono rilevanti per l'indagine in corso. Inoltre, risulta che il 10 ottobre, durante una perquisizione, siano stati sequestrati alcuni oggetti dall'appartamento di Manuela, tra cui una banconota da 20 euro, uno strofinaccio in tessuto verde, sul quale erano visibili presunte tracce di sangue a occhio nudo, una maglietta a maniche lunghe di colore blu, un paio di pantaloni, anch'essi di colore blu, e un tappeto da bagno. Le indagini si sono ulteriormente ampliate, coinvolgendo l'appartamento del suo amante e conducendo a una perquisizione nell'abitazione del fratello, effettuata nelle settimane precedenti. Inoltre, le ricerche si sono estese ai garage sottostanti, dove è stato prelevato un liquido di ristagno rinvenuto all'interno di un tubo flessibile in plastica presso il box numero 78. Vicino alla soglia di quest'ultimo è stata individuata una macchia apparentemente ematica. Tuttavia, gli investigatori non hanno ancora stabilito a chi appartenga il suddetto box. Rispetto a Manuela, una certezza in questo intricato caso è la profonda ostilità che Pierina nutriva nei suoi confronti. Questa avversione sembra derivare sia dalla relazione che la donna aveva con il vicino di casa Luis, sia dal comportamento del giovane. Le indagini attuali sono fortemente focalizzate sulla cerchia familiare e sulle relazioni di Pierina, in quanto tutti i protagonisti di questo tragico evento risiedono in via del Ciclamino, ad eccezione di Loris Bianchi che, come già detto, proviene da Riccione ma è un frequente visitatore del condominio, che condivide con suo padre e sua sorella. Il 3 ottobre nessuno nel palazzo ha rilevato alcun segno preoccupante e nessun grido è stato udito. Tuttavia, un particolare inquietante è emerso da un video di sorveglianza. Le strazianti urla di Pierina sono state registrate, accompagnate da una voce maschile che pronuncia «Ciao». Questo dettaglio alimenta l'ipotesi che la vittima conoscesse bene il suo assassino. Va inoltre evidenziato un precedente sconvolgente. Alcuni mesi fa, nello stesso condominio, si è verificato un altro attacco contro una donna. Fortunatamente la vittima di questo episodio precedente ora sta meglio e ha dichiarato di aver conosciuto Pierina solo di vista. La coincidenza di due aggressioni con un coltello nello stesso edificio in pochi mesi solleva interrogativi che richiedono ulteriori indagini. Ora ripercorriamo brevemente l'aggressione mortale subita da Pierina Paganelli. È la sera del 3 ottobre. Pierina, la pensionata, parcheggia la sua auto nei garage, ma non ha idea che questa sarà l'ultima sera della sua vita. Mentre si dirige verso le scale, viene brutalmente attaccata e colpita 27 volte senza pietà da un aggressore spietato. Prima di fuggire, l'assalitore cerca in modo goffo di inscenare uno stupro strappandole la gonna. Il corpo senza vita rimane lì per tutta la notte. Solo alle 8:30 del mattino seguente, la nuora scopre il terribile ritrovamento. Manuela, nel tentativo di chiedere aiuto, si rivolge a un vicino che prontamente contatta i soccorsi e successivamente informa il suo amante. Attualmente l'indagine è ancora in corso e non è stato identificato alcun sospettato. Nessun nome figura nel registro degli indagati finora. È stata esclusa a priori l'ipotesi di una rapina che sia sfociata in tragedia, poiché non è stato rubato nulla nella borsa della pensionata. I figli di Pierina rimangono fiduciosi che la verità verrà alla luce presto, ma vivono nell'ansia in attesa dei risultati degli esami del DNA, che potrebbero rivelarsi cruciali per risolvere questo terribile crimine.